canale, io sono Cat for Fun e proseguiamo il nostro viaggio per andare al villaggio degli Zora, dove ci aspetta il primo colosso. Il viaggio è veramente molto lungo perché dobbiamo inerpicarci in una specie di sentiero particolare dove peraltro il principe ci saluta dall'acqua ma non ci dà un passaggio, quindi ci tocca andare a piedi nel pieno di mostri così. Quindi cominciamo subito il video, pollice su per supportare la serie, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e soprattutto attivate la campanella così vi arrivano le notifiche dei video. E noi cominciamo subito! Dopo lo sneak attack, imo. Guardate quanto bello. Ciao! Sì, hai visto? Ok. Ok, va bene. Credi in me. Vabbè, l'importante è che lui crede, ci creda poi. E che è sta cosa di lanciare i sassi qua? Oh! Hey. Ciao! Sì, dimmi. Ma sei sempre sotto in acqua tu? Giù, giù in acqua, vuoi che sia quello. Quello nuota e mi lascio qua così come un babbo. C'è qualcosa lì! Ok. Dove dovevo passare? Non c'è un altro spazio. C'è un mostro che ti sta le pille caudali, attento. Oh. Non mi ha neanche preso. Aia. Ok. Va bene, andiamo. A parte che non ho le pinne caudali, perché se avessi le pinne caudali non dovrei fare questo stupido gioco. Sto stupido sentiero. Maledizione, un perbacchen. Storia del popolo Zora, aneddoto 1. Re Dorefan respinge un visitatore poco gradito. Erano trascorsi circa 100 anni dalla salita al trono del re Dorefan. Un guardiano fuori controllo attraversò l'altopiano Zorane, attraversò il nostro villaggio seminando il panico. E arrivò al nostro villaggio seminando il panico, scusate. Quando fu evidente che le nostre lance riuscivano a malapena a graffiare la sua corazza, la situazione si fece drammatica. Fu allora che Re Dorefan, con sprezzo del pericolo, si fece avanti e affrontò il guardiano. Con forza incredibile lo sollevò in aria e lo scaraventò in un burrone. Il guardiano fu gravemente danneggiato dalla caduta e presto smise di muoversi. Tutti i sudditi lodarono il coraggio del re, che guadagnò così ancora più rispetto e devozione. Ancora oggi una piccola cicatrice sulla fronte del re Dorefan resta testimonianza del suo eroico gesto. Oh oh. Capito? Il re Dorefan. Quindi è ancora in vita. Ah, forse è il papà di Mifa. Voi non lo sapete. Guardate che questo solleviamo. Ciao, Korogu! Sapevo che c'era un Korogu. Ok. Senti, in posti assurdi c'è sempre Korogu. Quindi dove andiamo? Ma c'è una roba strana lì. Ah, sarà quello che fa tutta l'acqua. Già. Allora, andiamo di là. Cosa dobbiamo fare? Però dobbiamo andare al villaggio, mi ha detto. Quindi dobbiamo andare di là. Andiamo di là. Vabbè, intanto noi andiamo di qui. Ciao. Allora, mi sono mancato. Allora mi sa che devo andare per forza al villaggio. Però era carino questo pezzo, non me lo ricordavo sinceramente. Non so neanche se ci sono mai state in questo pezzo. Cioè, non credo che serva a niente questo pezzo. C'è un sacrale nelle vicinanze. Ma sarà quello della città, immagino. Questa è la città degli Zora. Vista dall'alto, guardate che vista che vi fa, che vi mostro così. Così.
Una vista spettacolare, guardate che città! Con tutto il pescione lì, gigante, questa specie di coda che diventa un fiore di loto, guardate che bellezza! Vabbè, buttiamoci. Villaggio? Beh, villaggio. Villaggio un tubazzo, cioè, nel senso, a che posto? Ma che posto, cioè. Ma non avevo mai visto che c'era questa cosa. No, perché è troppo perpendicolare. Però è molto interessante questa cosa. Sembrava ci fosse qualcosa là in mezzo. Magari che qualche secret. Ciao! Sono io. Oh, ciao Redorefan, vedete c'è anche la cosina lì. Forse è stato mio figlio Sidana a chiedere di venire da me. Bene, mi fa veramente piacere che tu sia venuto. Mio figlio Sidana dov'è? Non ti ha accompagnato fino a qui. Non so dov'è. Sarà da qualche parte. Cioè, devo andare io a cercarlo. Chiamalo, non lo so. Allora. Ah, eccolo qua, ciao! Sono dietro di te. Oh! Sì, dimmi. Ciao! Secondo che sei vicino mi hai spaventato, ma ti stavo aspettando, Link! Ciao! Benvenuto, questo è il villaggio degli Zora, ti presenterò al re, vieni, seguimi, ti seguo. Va bene, sono qua. Eccolo lì il sacrario. Poi lo facciamo. Chi è stato? Chi ha rubato le frecce elettriche? No, tu sei Link! Principessa Mipha, ti vendicherò. Sono passati 100 anni dall'ultima volta che ti ho visto. Io, Segon, ti farò fuori con le mie stesse mani. Che vuoi dire? Fai finta di niente. Link, il campione, non hai saputo proteggere la principessa Mipha dalla calamità Ganon. Sono passati 100 anni da allora, oh, principessa Mipha. Poverina, ma stavolta io, certamente, perché mi hai rubato le frecce elettriche? Ma non è vero! Tu mi dà. Se tanto mi dà tanto, allora prendi tu la responsabilità di placare il colosso di Varuta. E va bene, vado, vado, vado. Ha preso anche la freccia elettrica però. Gliel'ho rubata veramente, quindi. Ciao! Al villaggio degli Zora completata! Cosa c'è? Ciao, manta strana. Ciao, ciao. Hai! Il palazzo. Tu devi essere Lilia, portato qui da mio figlio Sion. Sidon, Sidon sembra quello che per pulire. Vabbè, sono il sovrano del popolo Zora, Re Dorefan! Ciao, Re Dorefan, ma quell'oggetto che porti alle cinta non è forse la tavoletta Sheikah? Sì, guardati bene, non c'è dubbio, sei campione degli Ilia, Link! Perché c'è la mascherina. Non ti ricordi di me? Quel campione Ilia era Link? Ecco perché mi sembra di aver già sentito il suo nome. Incredibile! Sei proprio lì, campione Ilia, davvero incredibile. Che nostalgia, nel passato ci siamo incontrati molte volte. Pensavo fossi finito in pasta ai pesci, ma quanto pare sei vivo vegeto. Meglio dirgli che ho perso la memoria, per cui non mi ricordo. Già, non ricordi alcunché? Nada, nulla. Certo, però ti ricordi ancora di mio figlio Mifa, vero? Non la conosco. Non dirmi che hai dimenticato che Mipha, non la conosco. Eravate molto amici, è possibile che tu non ti ricordi nulla? Guardati attorno al mio palazzo, questo insediamento. Nemmeno guardando la statua di Mipha riesci a ricordare qualcosa? C'è forse qualcosa che può aiutarti a recuperare la memoria? Almeno lo spero. Padre, non è il momento adatto per parlare di mia sorella adesso. Link sembra alquanto confuso. Già, hai ragione. Certo, il fatto che hai scelto proprio lui, senza nemmeno sapere che era un campione, hai un sesto senso innato, Sidon! Blu 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 blu! Immagino che tu sia piuttosto provato, ma mi sento in dovere di raccontarti la mia storia, va bene? Devi sapere che l'esistenza del mio regno è minacciata dal colosso sacro dell'acqua Varuta. Senza tanti giri di parole, noi non siamo in grado di fronteggiare questa situazione senza un aiuto esterno. Sei disposto a lottare per noi? Cosa? Sire, vi prego, aspettate, non possiamo buttare a mare la nostra speranza di metterci, e metterci nelle mani di un'Ilia. Morite ancora con questa storia. Non essere scortese, ma Link è venuto qui solo perché sono stato io a chiedergli di farlo. La pioggia torrenziale ci obbliga a chiedere aiuto a un'Ilia. Ne avevamo già parlato.
sono sicura che il suo aiuto sarà fondamentale per salvare il nostro insediamento. Esatto, Link, è un campione. In questo passo, no, scusate, non l'ho letto, anzi, forse tutta Irule sprofonderà nell'acqua. Ah già, giusto, gli Zara e Lilia devono lavorare pinna a pinna. Ma viene, avete dimenticato, non possiamo fidarci degli Ilia, furono loro a voler usare la tecnologia ancestrale 100 anni fa. È colpa loro se adesso Irule è ridotta così. È come se non bastasse. Ah. Sono tutti arrabbiati con me. È per colpa loro se la principessa Mifa è scomparsa. Link, Ruta è un colosso sacro e ha il potere di creare acqua senza posa. Di recente ha iniziato a gettare enormi quantità d'acqua creando un'incensante acquazzone. Per noi Zora l'acqua e l'aria sono la stessa cosa e questo fenomeno non presenta una grande minaccia. Ma il bacino ittico adesso sta per cedere e se questo accadrà, a venire sommesso non sarà solo il nostro territorio, ma anche quello degli Ilia che vivono a valle. E in più è inquietante da morire. Oh, il richiamo del colosso sacro, che è quello che mi sa che abbiamo visto prima. Sì, perché sputava acqua. È un sacco inquietante il colosso sacro, Varuta. Wow, adesso sale. Ma cos'è, un elefante? Un pesce, cosa sei? Perché dov'è un elefante? Sì, ma barbarisce. E ha gli occhi che girano. Sì, è un elefante. Ed è impazzito, ha cominciato a fare acqua, acqua, acqua. Il colosso sacro dell'acqua, Varuta. Prima della calamità, la principessa Zelda aveva condotto approfondite ricerche sui colossi sacri. Stando ai documenti da lei scritti sulle spalle di Ruta, si trovano dei dispositivi luminosi, la cui funzione è quella di regolare la generazione dell'acqua usando l'energia elettrica. Ma ora quei dispositivi non funzionano a dovere e noi pensiamo che il motivo sia la mancanza di energia elettrica. Shadow, noto per la resistenza alle scosse, una volta colpì il dispositivo con una freccia elettrica e la pioggia diminuì. Ma noi siamo una specie acquatica, per noi l'elettricità è pericolosissima. Forse la carica elettrica generata dalla freccia non fu sufficiente. Poco dopo la pioggia recuperò la sua intensità. Ecco perché sono partita a ricerca di un'Ilia che potesse aiutarci. Link, forse avrai già compreso. Dobbiamo riattivare quei dispositivi colpendoli con delle frecce elettriche. Nel caso non vi fosse chiaro, ci sono le frecce elettriche. Naturalmente io ti aiuterò come posso. Allora, sei pronta per andare a fermare Ruta? Veramente... Come? Zelda ti ha detto che devi entrare nel colosso sacro per placarlo? Quindi Zelda è ancora viva? Penso. Al castello di Hyrule. Che mi venga quindi in vita per tutti questi anni. 100 anni fa le cose sono andate come sono andate. Ma se riusciamo a entrare nei colossi sacri e prenderne controllo avremo più possibilità di battere Ganon. Non sapevo avessi queste intenzioni, Link. Bene, anch'io darò una mano. Una volta che la smettete di fare le vizze... Una volta che la smette di fare le bizze potrei provare a entrarci dentro. Forza Link, cerchiamo assieme di calmare questo versione. Andiamo! Grazie Link, i nostri obiettivi sono gli stessi. Questo, e io questo lo chiamo destino. E dato che bisogna cogliere l'occasione al volo, ecco questa è per te. Armatura Zora. Oh, meno male. Se in indosso puoi risalire costante proprio come facciamo nel Zora. Mi raccomando, abbine cura. Redore fan, intendete affiliare di armatura Zora? Si tratta di un'armatura speciale. Dovrebbe essere portata in dote da una principessa Zora al suo futuro sposo. La principessa Mifa ha usato una delle sue stesse scaglie per fabbricarla. Sì, è vero, è un campione, ma Mifa non aveva nulla a che spartire con lui. Perché dovrebbe ricevere l'armatura? Questo è troppo, non accetterò mai che avvenga una cosa del genere. Quel Morit, forse non lo ricordi, ma era un tutore di Mifa. Certo, Mifa significava molto per lui, così come significava molto per tutti noi. Purtroppo la calamità ce la portò via, ed allora lui odia Lilia. Spero che tu saprai perdonare la sua scortesia. Comunque, avete dato a Morit l'incarico di cercare le frecce elettriche necessarie per placare Ruta, e così se n'è andato. Link, andrò io a parlare con Morit, ti prego di attendere. Ok. Aspetto qui. Tanto lui è strano perché adesso ha un pesce. Sì, gli direi quella cosa. Gli dirai di quella cosa, non è così? Link, Morit si trova con tutta probabilità nella piazza di sotto. Vuoi andarci anche tu? Vorrei che scambiarsi qualche parola con lui. Va bene. Che fatica vivere così, però. Dove cavolo è? Ciao, bambini.
Eccoli qua. Ciao. Non importa cos'è. Oh, eccoci qua. E là. Perché sei venuto qui? E te, non avevi niente da dirci. Ascolta, Mori, c'è qualcosa che non ti ho mai detto. Il ragazzo che vedi qui, Link, è lo stesso giovane per cui mi fa provare dei sentimenti. Io ero ancora troppo piccolo e non me ne ero reso conto da solo. Ma poi crescendo mio padre mi racconta più volte di quanto mia sorella maggiore fosse innamorata di Link. Ma cosa dite? Già. Non sarà certo una menzogna così scoccia, così sciocca a convincermi. Non è possibile che la principessa Mipha provasse dei sentimenti per Unilia. E poi costui non ricorda alcunché, nemmeno guardando la sorta di Mipha. Credimi, Moritz, se tu forse non avevi modo di saperlo. Oh, mi sa che qualcosina mi ricordo. Oh, questa è una cosa tristissima, ragazzi. Cioè, mi viene già da piangere. Guarda, quanto è carina la mia Mipha. Amore. Mi ricordo qualcosa. Oh, è colosso. E questo è proprio carini. Il colosso era buono, non ne aveva tutte le cose rosse, era tutto azzurro, era tutto contento. Mi torna in mente il giorno del nostro incontro. Tu eri solamente un bambino e non riuscivi a sentirmi un attimo. Non si conoscono da sempre. Dovevo medicarti una ferita nuova. Che carina, è vero che lei era quella che curava. Noi Zara viviamo più a lungo di voi, Ilia. Già. Quindi, senza che me ne accorgessi, sei diventato più grande di me. Già. In realtà, devo confessarti che poter curare le tue ferite mi rendeva felice. Oh! Mipha! Quanto ti adoro! Possiamo scappare con Mipha? Che cosa sarà mai questa calamità, Ganon? Potrebbe colpirci di nuovo. È una cosa brutta. Come faremo Mipha a difenderci? Non so niente di tutto ciò. Non ero un braccio. L'unica cosa che so è che lo scontro sarà molto pericoloso. Sì, moltissimo, ragazza se mia. Poi, se tu dovessi farti male in battaglia, ci penserò io. Certo. Grazie, Mipha. Curerò ogni tua ferita. Io voglio proteggerti a ogni costo. Madonna, quanto è dolce. Appena la battaglia sarà finita, tornerà tutto come quando eravamo piccoli. Certo, assolutamente. E allora verrai di nuovo. Certo, certo, tesoro mio. Certo, ci mancherebbe. Vengo tutte le volte che vuoi a trovarti. Sì, te lo ricordi adesso? Mi sento bene, ma adesso me lo ricordo. Mi ricordo di Mipha. Ho avuto un flashback, certo. Io gli volevo tanto bene. Ho preso il proprio scelto di Silvia, proprio così, all'improvviso, tutta la tua memoria. Ad ogni modo, senza la solita prova, non ho la scelta. Non ti credo. Se hai una prova, allora mostramela. Se c'è solo una prova, ti dirò dove trovare la freccia elettrica e ti aiuterò. E che prova? E siamo finalmente arrivati al villaggio. È stato veramente lungo e abbiamo scoperto un bel po' di cose. Soprattutto abbiamo scoperto che Link ha proprio perso contro Ganon. E soprattutto ha fatto un po' di danni questa minaccia che per ora è rinchiusa e combatte contro Zelda, ma intanto, insomma, da cosa sta continuando. E abbiamo finalmente fatto conoscenza con la prima guardiana dei guardiani, utilizzatrice di guardiani, che è appunto Mipha, che sembra avere una cotta per il nostro Link. Che dite, la aggiungiamo nella serie di The Sims? Io direi proprio di sì. Pollice su per il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella. Io vi saluto, vi mando un bacio e al prossimo video. Nian nian.